Ciao tifosi e benvenuti in questo gameplay della demo di FIFA 17. È uscita finalmente e possiamo metterci le mani. Questo è il mio gameplay della demo e metterò a confronto lo scontro tra l'Inter e la Juventus. Quindi partiamo subito, considerando il fatto anche che comunque qualche partita già l'ho fatta e quindi vi posso parlare anche un po' più in generale del match. Ho fatto delle modifiche alla formazione perché mi sembrava che i giocatori molti non erano proprio quelli titolari, infatti c'era Brozovic, invece Brozovic è messo un po' ai margini ultimamente nell'Inter. Quindi, insomma, questo è il mio primo gameplay della demo di FIFA 17. Vedremo com'è. Intanto guardate l'erba. L'erba secondo me è stata migliorata ulteriormente. Vi farò vedere la presentazione, sarà un video dove non farò tagli. Perché secondo me a livello grafico sono stati fatti dei passi in avanti anche rilevanti. Secondo me sui giocatori, i volti, guardate qua Buffon, in alcuni casi veramente si notano i dettagli, i pori della faccia, la barba, insomma, dettagli che non passano inosservati. Devo dire che forse i tifosi, ecco, i tifosi ancora vanno un po' migliorati perché ora, se non lo sapete, abbiamo la possibilità di vedere gli allenatori in panchina, almeno nella Barclays Premier League. Guardate qua Higuaín come è fatto bene. E quindi che succede? Che vengono inquadrati gli allenatori e poi sullo sfondo vediamo i tifosi che sono fatti un po' male, anche con penetrazioni tra loro, ecco, che non è che fanno proprio una bella figura a vedersi. Quindi ora farò questo mio primo gameplay, spero di farvi vedere qualche calcio piazzato perché sono state fatte delle modifiche molto pesanti diciamo, su quella parte della partita. I calci piazzati potranno anche rivoluzionare il modo di giocare e quindi andiamo a vedere come sarà questa partita. Graficamente ve l'ho detto, secondo me hanno fatto un miglioramento grafico abbastanza evidente. Questo è Perisic, guardatelo qua. Insomma, secondo me a livello grafico siamo a posto. Hanno fatto un buon lavoro. Sta a vedere nei giocatori meno conosciuti. Ok, partite il gameplay. Banega, Candreva. Passaggio ancora per Banega, niente da fare. Recuperano i giocatori della Juventus. Alexandro. Poi ho notato che il gameplay, ragazzi, se lo notate anche in questa partita, è un gameplay molto più ragionato, molto più tattico. Hanno rallentato ulteriormente il ritmo di gioco e quindi si deve essere ancora più bravi a costruire la manovra d'attacco. Poi intanto c'è un lancio, ma Miranda copre bene. E poi molti giocatori usano il corpo per coprire la palla. Con R2, oltre a fare il dribbling, naturalmente muovendo la levetta destra, ora si può anche proteggere la palla. E come vedete anche qua il computer lo usa. E giustamente se questa cosa la utilizzano gente come Ibrahimovic, poi per levargli la palla è un bel problema. Allora, ragazzi, vediamo come va la partita. La Juventus sta attaccando, gli ha levato la palla, qua, oh, vabbè, si sono scontrati due giocatori nerazzurri, Miralem Pjanic, guardate come copre la palla, avete visto? Pallone dentro è solo, ma c'è la grande chiusura di Murillo. Perisic, vediamo se c'è il contropiede. Perisic, via centrali, c'è Icardi, Icardi. Icardi, intervento giudicato regolare questo. Allora la Juventus può ripartire, comincia da dietro. Attenzione da questa parte, bravissimo. Il recupero con Bobby, attenzione. 1-2. Bellissimo! Perisic può andare, attenzione Perisic! Perisic il destro, scusatemi, ma viene deviato da un grande intervento di Bonucci. E guardate qua, già lo vedete, vedete che c'è un mirino. E io devo posizionarmi qui e poi col cerchio la potenza del cross. Ecco qua, ho rischiato di fare un bel gol di testa. Si è infortunato Icardi, benissimo, quindi non lo potete manco vedere. Manco iniziata la partita. Vabbè, penso di mettere Dera, anche se è praticamente una mezza punta, però non è che abbia poi tante altre alternative. C'è Jovetic, ma siamo lì. Quindi entra Eder, che vedete è stato migliorato, ora è più fedele alla sua controparte reale. Peccato per Icardi, anche se a me sinceramente sta antipatico il giocatore dell'Inter.
La punta, però alla fin fine volevo fare vedere. Però si è fatto male, quindi si vede proprio che è destino che non ci debba mettere mano Tonicalvo. Ok, ragazzi, vediamo ora cosa accade col contropiede della Juventus. Alessandro. D'Ambrosio prova a coprire bene. Alessandro, vedete come coprono bene la palla. Io sto giocando a livello di difficoltà campione, che è il livello di difficoltà praticamente. Il livello di difficoltà quasi quello più arduo, perché il più arduo è il livello leggenda. Devo cercare però di giocare un po' pure io, perché se no non usciamo più. Qua intanto grandissima occasione per Dybala, che spara alle stelle. Rinvio di Handanovic. La partita dura 4 minuti, ci sono tantissime squadre nella demo, ma la cosa assurda è che non c'è il Borussia Dortmund, perché il testimonial di FIFA comunque è il giocatore che si vede di più. È Royce, ma intanto non c'è il Borussia, quindi Royce è il testimone, ma niente da fare. Vediamo ora se riesco a fare una bella occasione da gol. Ah, peccato, stavo per penetrare in area. Rilancio della difesa juventina. Altra novità, guardate, vi potete muovere sulle rimesse laterali. Cosa interessante e utile. Candreva, in acquisto dell'Inter. Qua rischia un pochino, ma la mette fuori. Qua intanto è inquadrato Paolo Dybala, è stato fatto un gran lavoro su di lui. Ci sono io tantissimo. Candreva, guardate il cross di Candreva, arriva Ansaldi. Attenzione, ancora Ansaldi. Quando abbiamo. Niente da fare, errore. Allora può ripartire la Juventus. Ma la Juventus non è che abbia attaccato granché. Io sto giocando con livello campione. Attenzione, pallone dentro. No, pensavo c'era qualcuno alle spalle, invece niente da fare, la Juventus può ripartire. Però c'è un errore in difesa. Devo ancora prendere mano con la demo di FIFA 17 perché, fidatevi, cambia tanto rispetto al 16. Bisogna abituarsi al nuovo gameplay perché bisogna farci un po' l'abitudine. Attenzione, intanto qui, grande recupero. Può ripartire D'Ambrosio. D'Ambrosio ha visto lo scatto di un suo compagno. Però secondo me Eder in quella posizione. Forse era meglio Jovetic. Perché Eder sto vedendo che sta avendo grosse difficoltà. D'altronde lui è molto basso. Quindi non è che in quella posizione può rendere bene. Dani Alves, attenzione! Dani Alves intanto sta per finire il primo tempo. Primo tempo un po' brutto. Qua attenzione! E vabbè! Il gol di Higuain, una carambola pazzesca, ha permesso al Pipita di fare l'1-0. Un gol abbastanza assurdo, rivediamolo. Tante carambole. Poi il pallone entra in rete. Ragazzi, io sono sinceramente rimasto colpito da questa demo. A me sta piacendo. Poi un'altra cosa bella è che quando ci sono i falli, la telecamera zoomerà sull'azione e non abbiamo il classico arbitro che si avvicina e esce il cartellino, ma non abbiamo mai la sensazione che esca il cartellino. Ecco, abbiamo una ripresa simile a quella di PES, che secondo me è molto più bella perché rende più fluido il gioco e più realistico. Ecco, là invece ogni volta avanzava l'arbitro, usciva il cartellino sempre alla stessa maniera, qua invece rende la cosa più varia. Un'altra cosa che hanno migliorato secondo me in questo FIFA 17 sono i replay. I replay sono molto più belli rispetto al 16. L'anno scorso secondo me PES era molto superiore sotto quel punto di vista. Attenzione che io qua intanto sto rischiando di prendere un altro gol. Attenzione, non mi sono comportato bene. Mi devo concentrare meglio. Vediamo magari di gestire meglio la palla. Anche perché siamo già al secondo tempo. Volevo almeno farvi vedere un gol. Un gol l'ha fatto la Juventus. Anche i rigori sono stati modificati. Sui calci piazzati e sui rigori possiamo cambiare anche il modo di calciarli, o perlomeno la posizione. Possiamo cambiare la posizione del nostro giocatore al momento della battuta. Andiamo centralmente con Ndombia. Con Ndombia. Pallone per Eder. Vediamo Eder. Allarga il gioco. Ansaldi. Ansaldi. Pallone per Perisic. Ancora Ansaldi. Bravo Ansaldi. Si inserisce. Aveva visto Perisic dentro, la voleva servire, ma è stato un pochino sfortunato. Attenzione qua il rilancio per evitare ulteriori danni. Rimessa.
Perisic. Grande Perisic, attenzione. Pallone dentro, c'è Banega, Banega servito dentro Banega. Rientra! Intervento! Ottimo del difensore bianconero. Attenzione perché rischia di finire 1-0. Attenzione, Ansaldi. Attenzione, Ansaldi. Ansaldi prova la botta. Giusto, giusto, va a colpire. Ma ci dovrebbe essere la punizione. Vediamo se c'è. C'è. Attenzione, qua vi fa vedere un po', insomma, come funziona la cosa. Muovere il giocatore, tirare con quadrato e in caso applicare l'effetto. Vediamo se riesco a fare un bel gol su punizione. Ancora con le punizioni. Diciamo che non mi è andata tanto bene, vediamo! È troppo debole. Troppo debole, peccato. Non era male come idea, però era troppo debole. Ancora devo prendere mano, ve l'ho detto. È cambiato tanto, è cambiato veramente tanto. La Juventus sta giocando molto bene. Attenzione, invece dovrei concentrarmi di più e cercare di fare. Attenzione, qui rischio. Grande palla regata su Dani Alves, che guardate lì col corpo come gioca benissimo, ragazzi. Si nota qua la differenza. Cioè, i giocatori, soprattutto quelli del computer, tendono di più a proteggere la sfera. Intanto qua la Juventus, guardate che possesso palla. Ho messo campione perché mi è sembrata meglio il computer. Nel 16 a livello campione si tenevano troppo la palla e praticamente non si riusciva a giocare. Poi invece con la partita qua con, scusatemi, con il livello di difficoltà campione, come vedete, comunque giocano, attaccano. Con Doppia, Banega. Vediamo se c'è un bel contropiede. Perisic vede tutto solo il compagno, ma c'è l'anticipo e Celso. Attenzione qui. Grande taglio, attenzione. Banega allarga e niente da fare. Mi dispiacerebbe non farvi vedere neanche un gol. Un'altra cosa bella è che quando andremo a segnare c'è un'esultanza. Le solite esultanze, però stavolta la telecamera si avvicinerà in maniera abbastanza evidente e renderà il tutto più, secondo me, realistico rispetto alle animazioni a cui siamo abituati. Si avvicina meglio ai giocatori e anche alle reazioni dei giocatori dopo un tiro sbagliato. Sotto quel punto di vista, secondo me, sono migliorati. Vediamo allora di fare un'azione. Pallone lì, attenzione, con Doppia è un po' lento, attenzione, pallone dentro, vediamo se lo metto dentro, no, non ci credo, cosa ho sbagliato, maledizione, finisce la partita su questa occasione, incredibile ragazzi, purtroppo è andata così, hanno vinto loro, mi sono mangiato un gol alla fine, sembrava un gol fatto, però vi ripeto, secondo me questa demo ha dimostrato di far vedere un FIFA. Secondo me, che ha fatto passi in avanti evidenti, non leggeri come magari capita ogni anno, ma questa volta sono passi in avanti evidenti, anche con l'introduzione di una modalità come The Journey o il viaggio, come si chiamerà da noi, e anche alcune modifiche nella Ultimate Team, con novità inserite proprio nella modalità più utilizzata dai giocatori, soprattutto su YouTube. Detto questo, ragazzi, fatemi sapere invece cosa ne pensate voi di questa demo, se vi è piaciuta o non vi è piaciuta, se secondo voi ci sono miglioramenti o no. Secondo me ci sono a livello grafico, a livello di gameplay. Sui calci piazzati devo capire ancora se è un miglioramento o no, perché bisogna prenderci la mano, soprattutto sui calci d'angolo, perché sulle punizioni forse si nota di meno la differenza. Anche sui rigori bisogna vedere meglio com'è la questione. Va bene, ragazzi, io vi saluto. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate voi. Un mi piace se vi è piaciuto il video. Condividete per far crescere il mio canale. Iscrivetevi se ancora non l'avete fatto, se vi piacciono i miei video. E alla prossima, ragazzi. Ciao!